le caratteristiche del nuovo concept Limoni? Le caratteristiche sono racchiuse nel payoff, perché design your beauty per noi vuol dire proprio disegna la tua bellezza, fatti bella come vuoi. E questo sarà il primo di una serie di nuove aperture? Sì, noi vogliamo su Milano, in questa location già storica che sicuramente ha un traffico molto importante, vogliamo testare questo format, come dicevo, proprio all'insegna della bellezza e del servizio. Ci auguriamo e vogliamo che sarà il primo di una serie di flagship che in Italia troveranno, speriamo, successo e fondamentalmente troveranno il consenso delle nostre clienti. E quali sono le caratteristiche di questo negozio? Cosa c'è di nuovo? Questo negozio vuole non solo vendere, ma vuole dare servizio. Oltre ad avere un assortimento molto ampio con le migliori marche del prestigio, avere un corner per le giovani clienti, ha una beauty lounge, la prima beauty lounge che ha Limoni, credo sia la prima beauty lounge esistente in Italia di questa dimensione, di questo livello di servizio, dove ogni cliente può, attraverso degli appuntamenti, prenotare un percorso che può essere fatto intero, dura circa un'ora e mezza, un percorso che può essere fatto solo alcune tappe, parte con lo strucco, poi si passa al massaggio facciale, lo skin care, si passa al nail, le mani, il trucco, le ciglia, le sopracciglia, il parrucchiere e la stylist. Come sta andando Gruppo Limoni? Quali sono le previsioni per il 2014? Noi stiamo andando meglio del mercato, l'attuale mercato è comunque una situazione di difficoltà, noi stiamo rispondendo in maniera concreta, stiamo rispondendo attraverso una razionalizzazione della rete, cosa indispensabile purtroppo, dico, a causa di una estensione di rete eccessiva che aveva questa azienda, che gli ha procurato i danni che conosciamo. Col nuovo azionariato stiamo rimettendo in sesto questa azienda, speriamo che una volta che l'abbiamo messa in sicurezza la porteremo anche al successo. E le previsioni di chiusura per il 2014? È un'industria molto difficile, è un'industria dove nel mese di dicembre, come credo sappiate tutti, ci si gioca oltre il 50% del risultato. Il primo 50% lo stiamo portando a casa, l'altro 50% faremo di tutto perché sia come la prima parte dell'anno.